Ciao ragazze e ragazzi, al Festival di Sanremo il look più votato e più discusso è proprio quello di Achille Lauro. Il cantante voleva far parlare di sé e ci è riuscito benissimo. Achille Lauro si presenta sul palco dell'Ariston con un mantello nero ricamato a mano con oro e argento che copre totalmente il suo corpo. Mantello che subito dopo lascia scivolare per mostrare il suo corpo, vestito solamente da una tutina color carne e glitterata, tutto Gucci. La domanda che nasce spontanea è: ma perché? Vediamo cosa ha dichiarato il cantante che spiega il suo look. Ho deciso di osare e di azzardare. Qualcuno potrà dire che sono pazzo, sono disposto a correre il rischio. Certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto. Per tutto il resto me ne frego. Sul palco dell'Ariston ha interpretato infatti la celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco, momento in cui il santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale. La storia della rinuncia di San Francesco ai beni materiali è un messaggio universale che ancora oggi risulta di grande attualità, ha detto Lauro. Ma nonostante ciò, nel web e nei social il suo look viene definito il più bello, con tanto di 9 come voto. Secondo voi è riuscito, spogliandosi, a rappresentare la rinuncia di San Francesco ai beni materiali? Per me si è reso solo ridicolo. Si è paragonato a San Francesco, assurdo. Altro che santo, sembrava solo uno dei vampiri della saga di Twilight. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!